raga, questo video è pericolosissimo. Allora, io sono su un albero e vedo Sonic che sta facendo delle cose in tipo, sembra una mezza casa distrutta. E io ora vorrei avvicinarmi a casa sua. Ora tecnicamente lui dovrebbe andarsene. Perché sta spammando le mie teste in giro? Allora, adesso entro nella casa per vedere un attimo, ma non mi devo far vedere assolutamente da lui. Ok, vedo che sta spammando delle teste, perfetto. Allora, che caspita, ok, sembra che ci sia del sangue per terra. E tracce ematiche, che vuol dire sangue, carne umana, che schifo. E poi testa di Dunis. No, 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 questa cosa è orribile, raga. Ma cioè, che schifo. Assurdo. E poi lui è andato, credo qua, perché io vedo della lava. Porca, raga, stavo per farmi vedere, assurdo, assurdo. No, 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 no. Questa cosa qua stava per letteralmente uccidermi, perché se lui mi vede mi fa fuori, Non mi deve vedere, dobbiamo... Perché effettivamente lui sembra che abbia un segreto. Ok, ha oltrepassato questo, questa cosa. Allora io direi di andare senza farci vedere però, perché lui appunto non deve sapere che noi siamo all'interno del suo mondo. Cioè Sonic non deve sapere che noi siamo qui dentro, raga. Assolutamente. E sta facendo tipo le TNT. Aiuto, io qua non so fare ste robe. Oh, ok, perfetto. Le TNT, io ho un problema con le TNT, raga. Dovete sapere questo. No, mi sono buggato. Aiuto, ok, perfetto. Così, ok, andiamo filo muro. Non so cosa voglia dire, però, ok, perfetto. Però, oh, finché non c'è qui, meglio. Allora, così, ok, perfetto. Raga, attenti, perché qua basta proprio una cosa piccola e si muore, perché qua le TNT esplodono. E non, ricordo, Sonic non deve sapere che noi siamo qui. Assolutamente. Nella maniera più assoluta. Ok, qua sembra che ci sia un po' di lava. Perfetto. Aia, il cactus fa male, però in realtà poco importa. Cioè, nel senso, il cactus chi se ne frega. Porca puzzarda, ma cosa stanno vedendo i miei poveri occhi? Cosa sono quelle cose di nuovo alle mie teste? Ma basta. E perché c'è dell'erba poi, peraltro? Scusatemi. Perché c'è dell'erba e c'è di nuovo del sangue? Ok, perfetto. Allora, io qua sto per scendere. Perché questa cosa, se non lo sapevate, è un ascensore. Raga, sono sceso. Però io qua non sto più vedendo niente. Cosa sta succedendo? Dove sono? Oh no, perché ogni volta ci sono questi tunnel bui? Ah! Cos'è? No, non so cosa sia, raga. Secondo, è un drowned? È un drowned? Cioè, tipo, uno di quei cosi... No, io penso che sia Sonic, purtroppo. Io penso che sia Sonic. Perché ho questo strano presentimento? Oh mio Dio, no, no, no! Disconnect, perfetto! Non entrare mai nella nuova misteriosa porta SCP-2317. O potresti restare bloccato lì dentro per sempre. Ho creato questo mondo con l'intenzione di trovare il nuovo SCP misterioso. Si tratta di una porta. Io non ne sapevo ancora niente di questo paurosissimo SCP. Pensavo non fosse pericoloso, ma mi sbagliavo. Vado anche in caverna a trovare i primi materiali. Una volta uscito dalla caverna, mi dirigo nel lontano ovest e trovo un villaggio. Abbiamo trovato un villaggio, vedo, Del pane, un po' di legno, dei semi che io non ho mai visto e del riso. Ok, credo sia definitivamente una cosa non normale. Di notte dovrebbe vedersi l'SCP di oggi. Io mi porto con me il letto. Però in realtà non dobbiamo dormire, perché tecnicamente dobbiamo vedere l'SCP. Perché tecnicamente si vede con le luci. Tutto normale, ma ad un certo punto trovo lui. Cioè, dovete dirmi voi quello che... se vedete qualcosa, perché io faccio un po' di fatica. Qua c'è uno che si chiama Shimoto Yukarin. Mi sembra una sorta di nome giapponese, se posso dirla mia. Ci comunica attraverso la scrittura che se avessi incontrato una porta, non sarei per nessun motivo al mondo dovuto entrare. Io vi devo dire la verità, non è che ormai abbia così tanta paura di questi SCP, di queste cose. Adesso li abbiamo viste di ogni ormai. Cioè, io sono esperto e anche voi. Cioè, nel senso, io non ho più paura di queste cose. Però sono curioso. Mi rimane la curiosità, perché queste cose, ricordiamo sempre che sono strane. Cioè, sono cose strane e molto inquietanti, paurose a volte. Però questa dannata porta dov'è? I miei occhi vedono qualcosa lì in fondo. Se vedete anche voi, lì ci sono... c'è un po' di luce. Questa luce
o è una casa del villaggio, il che potrebbe essere, oppure tecnicamente l'SCP. Sì, vedete, là c'è una lanterna. Normalmente non c'è una lanterna nei villaggi, o meglio sì, ma quella di Minecraft. Questa non mi sembra quella di Minecraft. Quindi direi di andare su. Ragazzi, se ho trovato l'SCP. Assurdo. Dai, per favore, dimmi che è l'SCP. Per favore, per favore. Ok, allora, raga, questa è la porta di cui le leggende parlano. È assurda. Cioè, tecnicamente, se io ora entrassi... Allora, voi vi sembra una porta normale, no? Ma se io la apro e ci entro, mi teletrasporta in un nuovo posto. Ma avete visto che è diventato giorno, eh? Oh, ok, questa cosa è abbastanza inquietante. Ora, onestamente, non so se entrarci, perché non me l'aspettavo. Però, vabbè, direi che non ci fa più paura niente. Una volta dentro, mi ritrovo in una dimensione completamente diversa da quella immaginata. È tutta strana, ma era solo una dimensione inizialmente. Non pensavo che fosse così tanto spaventosa. Pensavo è la classica dimensione strana, no? C'è un buio unico. Raga, che inquietante. No, 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 io non vado più. Cosa sta succedendo? Raga, perché è così buio? Cioè, non è una dimensione normale, ci rendiamo conto? Io non so cosa mi posso ritrovare davanti adesso. Cos'è sta... No? Tu cosa sei? Cosa vuoi da me? Ok, vai via, vai via. Non ho paura di usare la mia spada in pietra, peraltro. Avrei dovuto farmi delle spade migliori. Ma io ho il ferro. Ma avete notato che è diventato giorno di nuovo? Via, Vai via. Ehi! No! Non ti permettere, te l'ho detto che ti facevo male, Beh, mi addentro sempre di più. E più cerco di andare avanti, più la mia vita diminuisce. Raga, ma io quanti cuori ho? Ehi, che vuoi? Cosa sei tu? Non mi far male, per favore. Raga, ho solo due cuori e ci sono della gente strana che mi sta seguendo. No! No, 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 no. Mi sa che più vado avanti qua, più perdo vita, raga. Ok, questa è la cosa strana. Il mio personaggio era stato attirato da una strana energia. Io non potevo più controllarlo. Era lui che si muoveva. Raga, guardate, non sto muovendo io il personaggio. No, 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 devo fare qualcosa, raga. Cosa devo fare? Che cosa devo fare? Esco dal gioco. È l'unica cosa. Se no muoio, raga. Muoio se non esco. Ok, per fortuna. Iscriviti, grazie, sei il migliore. Prima ero nel server dei misteri quando ad un certo punto ho sentito questo suono. Ma veniva da lì. Allora, effettivamente sembra ci siano cose molto strane qua. Tanto ketchup, c'è tanto ketchup, è solo ketchup. C'è un buco in... Non andare a 913. Ma cioè, praticamente il coso è qua, è qua. Devo scavare sotto, immagino. Esatto, devo scavare sotto. Ok, perfetto. Vediamo un attimo cosa si nasconde qua sotto. C'è un segreto, effettivamente. C'è una porta, un'altra porta. Allora, questa è una stanza con del pavimento verde ed effettivamente delle rose di Wither, tipo sarebbero. Sfortunati sono coloro che cercano il male come fosse un nutrimento. In questa stanza il male è ovunque. Aia, ho preso danno, ma porca miseria. Allora, bisogna stare attenti alle rose, perché fanno male. Effettivamente queste rose sarebbero il male, tecnicamente, perché derivano dal Wither stesso, che è il male. Vabbè, comunque è interessante, però... No, 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 non puoi dirmi questo. Raga, cioè posso scavare, guardate, ma non funziona comunque. Cioè, è stranissimo, e invece qua non posso nemmeno scavare. Boh, vabbè, non ho... Ah, ok, qua praticamente c'è un ascensore, quindi si deve andare avanti. È l'unica cosa che possiamo fare, quindi andiamo. Ho paura di guardare, ho paura. Oh no, è tutto buio, porca misera, perché deve essere sempre così? Ah, ovviamente qua non posso scavare, figuriamoci, sono comunque in adventure, non posso scavare, non... Oddio, raga, queste cose sono le cose più inquietanti che possono esistere. E io ho paura che qua mi ritrovo di nuovo una cosa strana. Ok, non voglio... Oddio, raga, dietro è la... No! C'è Talking Tom, raga. E ha pure un sacco di vita. E io devo sconfiggerlo per poter uscire fuori. Ma è praticamente fortissimo. E mi sta cercando di uccidere. Però effettivamente io ho un'armatura molto potente. Quindi forse ce la posso fare. Ok, beh, oddio. Insomma, lui dà bei pugni, eh. Però, dai, credo di potercela fare assolutamente. Fuori! Brutto... Raga, che brutto che è, madonna santa. Io spero adesso, appena vado avanti. Ok, questo qua respawna, quindi devo muovermi prima che respawni immediatamente. No, 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 raga, ho paura che respawni qua davanti. Ecco, qua, scendi, sali, ok. Oh, ok, praticamente qua è anche esploso un creeper, suppongo.
Bene, devo dire che non voglio mai più vedere un segreto di questo mondo, ma purtroppo credo ce ne saranno molti se andiamo ad esplorare questo mondo. Ci saranno molti segreti, quindi scrivetemi se volete vederne altri nei commenti, assolutamente. E ci vediamo nei prossimi video. Oggi sono diventato piccolo su Minecraft e sono entrato nella casa di Jerry. Oh mio Dio, cosa diavolo è sta cosa? Questo è Tom che praticamente sta volando... E questo è il povero Jerry. Jerry è stato... Non lo voglio dire. Non lo voglio dire. È una cosa orribile. Ma Tom, ma cosa hai fatto? Iscrivetevi, per favore! Allora, prima di tutto noto che c'è un disco tipo mezzo insanguinato. Io suppongo che non sia proprio una cosa bellissima. Ci sono delle cose qua. Scusatemi, ma io devo prendere... Cioè, scusatemi. Scusami, Tom. Cerca di non uccidere anche me, dato che il povero Jerry ormai ci hai già pensato. Ecco, lo sta pure guardando. Che cosa inquietante. Comunque qua continua. Quindi possiamo provare ad entrare. Ok, perfetto. Allora, qua c'è altro sangue. E qua sembra che ci sia effettivamente un continuo. Se scendiamo non succede niente. Se saliamo, ok. Questo sembra effettivamente... che sia un'altra di quelle strutture in aria. E qua abbiamo solamente una strada per andare, il che è abbastanza inquietante, perché io non vorrei dire, però se scendiamo qua sotto ci moriamo praticamente. Ok, andiamo il più lontano possibile dalla pressure plate. Allora, queste cose io vi faccio vedere, vi do una breve dimostrazione. Ok, fanno molto 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 male. E vedete lì c'è il jukebox, possiamo utilizzare il music disc per capire di che cosa si tratta qua. Oh! Attenzione, per carità. Ok, perfetto. Raga? Vedo tutto buio? No, 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 no. Ma cosa sta succedendo, raga? No, 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 no. No, mi sta... Oh, mio Dio. Ti prego, basta. Basta. Mi dispiace, Tom, scusami. Scusami, non ti dirò più niente. Basta, via, 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 via. Scappiamo, scappiamo, scappiamo. Iscrivetevi, per favore.